Non puoi perderti il meglio di Bike Show TV. Rivedi i servizi più belli iscrivendoti al canale di Bike Show su YouTube. Bike Show TV. Adesso è Talk Show. Buonasera e benvenuti a questo nuovo appuntamento con il Talk Show. Buonasera Luciana. Ciao Danilo, buonasera a tutti. Bene, grandi gare in corso, mondiali di ciclocross finiti e noi qui abbiamo tre ospiti speciali. Esatto, hai detto bene, iniziamo dalla stampa questa volta. Nino Minoliti, grande firma della Gazzetta dello Sport, un ritorno al ciclismo, Nino. Un ritorno gradito, buonasera e grazie per l'invito. E poi Gabriele Bosisi, un altro ritorno per noi molto importante, benvenuto. Grazie, ciao a tutti. E Zazà, Maciste, per gli amici. Un po' di soprannomi, Stefano Zanini di S, affermato dopo essere stato un grande professionista. Buonasera a tutti e grazie dell'invito. Beh, intanto Luciana, io darei il premio come più elegante a Nino, perché stasera ci ha battuto tutti. Non è una novità, tra l'altro. Troppo gentili, grazie. Bene, partiamo con la puntata. Parlavamo di grande ciclismo, un ciclismo, parliamo anche con Nino, con tutti. È partito il ciclismo ai professionisti col Tour Down Under, si è concluso anche il Giro di San Luis in Argentina. Bella mostra, Stefano, anche gli italiani, Viviani e due vittorie di Chicchi. Sì, sì, si sono fatti vedere subito, hanno sfruttato subito le prime occasioni. Chicchi, appunto, due vittorie di tappa e anche Viviani con una bella vittoria. E siamo già... Come italiani siamo già pronti prontissimi. È già un bel ciclismo in grande fermento. E chissà, Gabriele, che emozione è per te vedere già, perché ci sono, cioè, abbiamo visto e l'abbiamo anche commentato, queste corse a tappe che hanno già davvero un valore e danno già delle indicazioni sulla stagione. Tu in questi giorni stai facendo grandi allenamenti. Sì, come normale che sia, insomma, c'è chi preferisce iniziare presto, quest'anno c'è già un po' di preoccupazione perché insomma molti vanno già forte, però a parte gli scherzi vedo già comunque c'è un grande livello di preparazione. Partite sempre prima? Sì, da qualche anno si parte prima, secondo me qualche anno fa si partiva comunque presto, però magari grossi corridori prendevano queste corse un po' più come allenamento, invece adesso si va insomma per fare subito dei buoni risultati. Veramente 10 gare, diciamo 10-11 gare e vittorie, Freire in Australia, Valverde, gli arrivi, quelli diciamo quelli pimpanti, si sono fatti subito vedere gli esperti. Sì, direi che tornando un attimo al ragionamento che si faceva prima, ogni campione aveva un motivo per dare una stoccata, perché ad esempio è chiaro che Valverde, che tornava dopo una lunga squalifica, aveva la voglia, Bonen per esempio, che ha avuto una stagione tribolata per gli infortuni, anche lui aveva voglia. Contador aveva da lanciare dei messaggi, sappiamo che in questi giorni è attesa, si spera finalmente, questa decisione del TAS, e quindi ci teneva anche lui a dire: signori, io sono il più forte. Oddio, Nino, Contador ci tiene sempre. Ci tiene io sempre. Dico, mi sfido chiunque, quando lo vedi in gruppo lui è sempre in forma. Nino è uno dei pochi che vince i grandi giri, però vince anche altre gare durante la stagione, e quando si mette in testa una gara c'è. A parte che è capace di vincere anche quando non è al 100%, perché io leggevo nelle cronache che ci mandava il nostro collega Claudio Ghisalberti che ancora deve perdere dei chili, insomma è ancora un po' sovrappeso. Quindi, però nonostante questo, per esempio in salita, quando ha voluto aprire il gas, insomma se n'è andato. Quindi è un corridore capace di questo, come sono capaci i grandi campioni. E poi, come diceva giustamente anche Luciana, è sempre molto concentrato. Cioè è difficile che Contador non sia con la testa in quello che fa. È un grande professionista. Abbiamo visto tornare alla vittoria con subito una doppietta Chicchi, che l'anno scorso è rimasto nascosto da Guardini, Viviani, Modulo. Gli ha messo grinta e abbiamo visto Guardini comunque bravissimo secondo dietro a Bone. Bone anche lui ritorna alla vittoria, sì. Una vittoria 80 all'ora, non è differente. Sì. No, Chicchi è stato bravo a sfruttare subito la sua ottima condizione, perché tra l'altro vincere subito
vincere non è mai facile. Poi la partecipazione dei velocisti, il gruppo dei velocisti, diciamo, era notevole, perciò non è mai facile. Ha vinto aiutando anche Bonen. Un doppio, piacerebbe essere, tornando, adesso lo sappiamo, tu sei, hai fatto adesso anche una carriera come DS, però insomma sei stato un professionista, diciamo, di quella fascia di corridori che queste volate e poi le classiche del nord se le sono giocate bene con delle belle soddisfazioni. Ecco, ti piacerebbe essere in questo momento nel gruppo? Assolutamente sì, solo che non è più il tempo, gli anni, solo però, no, no, anche sì, almeno posso mangiare qualcosa di più, no, però sono stati anni in cui mi sono divertito tantissimo e lo rifarei subito, anzi, tra l'altro, se parliamo di Bonen, ero un po' anche il suo, sono stato anche il suo compagno, ultimo uomo, e anche con lui ci siamo ritagliati delle belle soddisfazioni. E sono molto contento che sia riuscito a vincere subito, vista l'ultima stagione un po' sfortunata. E anche perché molte volte la sfortuna di una stagione poi fa dubitare delle qualità di un corridore. Infatti tu dici, chissà se torna alla vittoria o non torna alla vittoria, invece ha subito... Conoscendolo ero sicuro di sì. E... confermato. Sì, perché poi conta moltissimo anche quando si vince la corsa importante. Adesso questa non è sicuramente il Tour de San Luis, però sì, voglio dire, una vittoria al Giro di Lombardia o una alla Sanremo cambia, perché hai tutta una stagione davanti poi da mantenere o da lasciarti alle spalle anche. Sì, però nel suo caso, visto la stagione un po' sfortunata l'anno scorso, vincere subito una qualsiasi corsa credo fa che bene, ma comunque anche senza nulla togliere al Tour de San Luis, la partecipazione era ottima, per cui deve essere tra sicuramente soddisfatto. Tra l'altro Bone ha battuto un Guardini che l'anno scorso non, esatto, gli scappava una all'inizio, esatto, stagione, quindi ne ha vinte 5 in Malesia, sì, quindi sì, sì, anche quello dà morale, perché comunque Guardini giovanissimo ma un velocista di quelli che è difficile anche da battere, no? Sì, sì, è un velocista puro, un po' come Chicchi. Chicchi, che a detta di Cavendish è quello che gli fa più paura. Che esplosivo? Esplosivo, sì. Perciò... Mentre tu eri un po' più tipo Bonen, che poi ti giocavi delle carte anche su terreni differenti. Si fa il lunghe. No, ricordiamo, vincitore di un Amstel Gold Race. Poi mi sembra anche un ottimo piazzamento in una Parigi-Roubaix, se non ricordo. Sì, un paio di piazzamenti a Roubaix, sì, un secondo al Giro così delle Fiandre. Tappe grandi giri. Maglie verdi. Nino, tu sei andato, l'hai mai visto? Ma io ho avuto la fortuna di... Tour. Maglia poi al tour, incredibile, però la prima settimana, mani, precisiamo. Perché anche tu hai una maglia importante. Ho avuto la fortuna di vedere Stefano vincere, cioè, quella che io ritengo una delle più belle corse che mi sia mai capitato di vedere, che era l'Amstel Gold Race nel 1996. Tra l'altro, ricordavamo prima, in una giornata incredibile, perché c'era una ventina di gradi, sembrava di essere in Sicilia, non in Olanda. Sì, infatti. E Zanini fece una corsa d'attacco, rispondendo a... perché lì l'Amstel è una corsa dove ci sono infiniti scatti, infinite situazioni, lui rimase sempre presentissimo e poi, ripeto, alla fine diede questo colpo, una corsa bellissima. Secondo me lui ha avuto la fortuna e la sfortuna nello stesso tempo di correre in quella grandissima squadra che era la Mapei, dove... c'era una tale qualità concentrata in quegli anni che alla fine un ottimo corridore come lui finiva con l'aiutare altri corridori, perché gli altri corridori erano dei fenomeni. Probabilmente se Zanini avesse avuto una squadra impostata su di lui, in un'altra situazione, fare... era un corridore che, per esempio, anche il palmarès delle classiche, secondo me, lo poteva anche sicuramente ingrandire. Beh, aumentare. Parlando... Non l'avevamo studiata, Zanini, Minoliti, Amstel Gold Race del 96. No, è vero, confermo, non era studiata. È capitata così. Parlando del nord, noi andiamo al nord, perché ci sono stati i mondiali ciclocross, quindi in Belgio. Io partirei subito col servizio e poi ne parliamo in studio. Bike Show TV, adesso è talk show. We'll be right back.
Bike Show TV. Adesso è Talk Show. Abbiamo visto il campionato belga, no, era il campionato del mondo. Cioè lì o parli quella lingua imparlabile, forse era... qualcosa hai imparato Stefano, oppure... Due era il campionato fiammingo. Buon appetito. Buon appetito. Fiammingo. Gabriele, tu ciclocross? No, mai no. Praticato, no, sono abbastanza rigido. Sei antifango. Allergico. No, abbiamo visto comunque un grandissimo mondiale da parte di Albert, che ha ottenuto una grandissima vittoria. Dicevamo ridendo e scherzando, un campionato belga, perché dal primo al settimo penso che è una cosa storica. Sette sì, della stessa nazione, i primi posti in un mondiale. Allora, il Belgio ha sempre considerato il ciclocross come... diciamo una specie di sport nazionale nello sport nazionale, cioè il ciclismo è lo sport nazionale e il cross è diciamo l'esaltazione di questo attaccamento che loro hanno al ciclismo. Devo dire che a Coxside io seguì un mondiale di cross alcuni anni fa e lì si corre sulla sabbia, quindi è anche... Cross è già una specialità molto particolare. Oltretutto correre sulla sabbia, per chi non è abituato, per specialisti è veramente da ultra specialisti. Ecco, secondo me è anche un modo per spiegare questo incredibile risultato, che in realtà sto cercando anch'io di arrampicarmi sui vetri, perché quando ne arrivano 7 su 7, voglio dire, c'è poco da spiegare, però insomma una superiorità schiacciante. Sta diventando un po' così negli Stati Uniti. Negli Stati Uniti c'è un movimento... però come dicevi tu poi cambia anche molto tecnicamente il terreno e quello è il classico anche, terreno del ciclocross, tant'è che anche corridori come Stivar che sono fortissimi nelle cross al mondiale invece Simunek e Stivar hanno pagato, anche perché per esempio Stivar essendo della Repubblica Ceca loro lì hanno soprattutto, ecco, sono bravissimi a correre sul ghiaccio in genere quando loro corrono cross, dove c'è da guidare, esatto, dove devi guidare soprattutto nelle contropendenze, devi avere un'abilità particolare. Nella sabbia innanzitutto non sai mai se devi scendere di bici o devi rimanere in bici, perché a volte per ti viene la voglia di stare in bici e perdi. Allora scendi, però magari scendi nel momento sbagliato dove la sabbia è più alta e quindi ti infossi. Insomma, è un infatti po' particolare. Dalle immagini così, infatti, della gara si è visto che in alcuni punti, quando c'era il trenino di tutti i corridori del Belgio, qualcheduno scendeva a piedi, qualcheduno insisteva, perché comunque devi andare di potenza. Certo, per tanto tempo. Quindi il ciclismo è anche un modo che loro sentono per ritrovarsi anche, come in quel momento non ci sono più balloni e fiamminghi, diventano, come possiamo dire, quella nazione che poi magari in tante altre cose non riescono a essere. Ha dei significati particolari, insomma. E poi c'è l'adorazione del ciclismo e del ciclista. Il salotto di Bike Show diventa TV. In onda adesso su Sky. Bike Show TV è anche online sul sito www.bikeshowtv.com.